Ciao a tutti, come state? Oggi parliamo dei prodotti beauty preferiti del periodo. Non sono tantissimi, però sono veramente quei prodotti che mi sta dando proprio soddisfazione e piacere utilizzare. E ho un colpo di fulmine perché è un prodotto che ho utilizzato solo una volta, ma mi è piaciuto tantissimo il suo effetto. E poi gli altri sono prodotti che comunque mi sono piaciuti dal primo utilizzo, ma che comunque sono già un po' avviati e quindi vi posso parlare di loro. Sono praticamente quattro prodotti corpo, uno capelli e un prodotto make-up, che però ne ho diverse tipologie. Allora, io partirei subito dal prodotto capelli, che è il prodotto amore al primo utilizzo. Ovvero questo prodottino qua di Sunsilk, il One Minute Wow, che ho comprato da Tigotà, l'avete visto proprio nell'ultimo svuota la spesa. Questo è un trattamento per capelli fragili, un trattamento intensivo per capelli fragili, forza antirottura, senza siliconi, coloranti, oli minerali, con olio di argan e di mandorle. Questo prodottino io l'ho utilizzato a mo' di balsamo e mi è piaciuto tantissimo. L'ho utilizzato solo una volta, ma ha avuto un effetto disciplinante subito e questa è la cosa che mi è piaciuta tantissimo. Io quando vado a lavare i capelli, comunque come vedete io ho tanti capelli mossi e abbastanza come dice, crespi, insomma ne ho tanti. Io faccio sempre così, io divido i capelli a metà. Passo prima il balsamo da una parte, da questa altezza in giù, e poi dall'altra parte, no? Sempre da questa altezza in giù, quasi mai sulla cute. E poi pettino i capelli da bagnati con sul balsamo. E questo ha avuto un effetto disciplinante proprio subito, senza neanche aver ancora pettinato i capelli. Mi è piaciuto tantissimo, tra l'altro una profumazione molto molto buona. So che esiste anche un'altra profumazione con cocco e aloe, se non sbaglio, ma io non amo il cocco, quindi io ho scelto questa di provare per prima. Ho scelto di provare questa per prima. Sono 180 ml, 2,70 euro, una roba così. Comunque non supera sicuramente i 3 euro. E mi è piaciuto tantissimo il primo utilizzo. Adesso non vedo l'ora di riutilizzarlo e vedere come si comporterà. Adesso comunque oltre questo ho un balsamo che devo terminare, quindi non utilizzerò sempre solo lui, però non vedo l'ora di utilizzarlo. Tanto mi è piaciuto che non vedo l'ora di metterlo in utilizzo come unico prodotto sotto la doccia per i capelli. Poi passiamo ai quattro prodotti corpo che ho da mostrarvi. Uno l'avete già visto, anzi due li avete già visti, però uno che vi mostro velocemente è un bagno schiuma. Perché ho deciso di portarlo in questo video dei preferiti? Perché anche se è una mini taglia, mi è stata regalata come pensione di Natale qualche anno fa, un paio di anni fa, 100 ml. Questa è una mini taglia di bagno schiuma di Bottega Verde all'avena. Qui dice per pelli delicate e sensibili, extra dolce con latte di avena ritenuta Massaini. Ho deciso di portarlo in questo video perché quando vado in doccia, nonostante in questo momento abbia 4-5 bagno schiuma aperti, io vado a scegliere per la maggior parte lui, non dico sempre perché appunto avendo così tanti prodotti aperti in doccia non scelgo sempre solo lui perché sarebbe già finito, sono solo 100 ml, però ultimamente nella scelta c'è quasi sempre lui. Mi piace, fa una schiuma molto soffice e leggera, è veramente delicato, non irrita la pelle, ha una profumazione dolce e coccolosa che comunque non è fastidiosa, ma rende la doccia una coccola e quindi mi sta piacendo tantissimo. E questo. Adesso non vi dico che comprerò la tagliavendita perché ho tantissimi bagno schiuma essendo una delle mie passioni, però comunque potrei tranquillamente comprarla magari in un futuro perché mi sta piacendo molto. Se non sbaglio, di questa linea ho la crema corpo nelle scorte. Poi vi mostro uno scrub, che, scrub corpo che sto utilizzando, che è questo di Yves Rocher, tra l'altro il pack mi piace tantissimo. Questo è alla profumazione mora golosa, linea che hanno lanciato per il Natale 2021,
Come vedete sono quasi a metà perché sono qui. Sono 150 ml, mi piace molto. Questo è uno scrub che si trasforma in latte sotto la doccia. Scrubba molto bene, ha la parte scrubante non irrita la pelle. E ne va utilizzata la giusta quantità. Io con questa quantità ho fatto 3 applicazioni, quindi comunque non è male. Sono 150 ml. La profumazione è molto buona, buonissima. Ma la profumazione di questa linea mi è piaciuta da subito. E comunque gli scrub di Rocher, qualunque essi siano, per me sono diventati i miei preferiti. Mi piacciono molto questi che poi si trasformano in latte, infatti uguale a questo è quello della linea Almonoi. A parte le profumazioni che hanno, sono delicati, scrubbano benissimo, sono delicati sulla pelle e il fatto che non siano salini mi piace molto perché io ho notato che lo scrub salino mi irrita leggermente le gambe. Niente che poi un po' di crema non possa andare a ovviare, però questo mi sta piacendo tantissimo. Arrivo. Dicevo, niente che comunque poi con un po' di crema non si possa ovviare, però se posso evitare, evito. Con questo di Rocher in generale mi sto trovando molto bene, adesso nelle scorte ne ho qualcun altro di altre linee. Che proverò e poi pian piano vi farò sapere. Questo mi sta piacendo molto e come vedete sono quasi a metà. Poi, nel mentre sono andata a prendere anche un prodottino viso che mi ero dimenticata, vi mostro due creme corpo che mi stanno piacendo moltissimo. Una ve l'ho già fatta vedere ed è questa spuma di champagne con latte di mandorle e burro di karité. È un burro corpo, quindi c'è per pelle secca e molto secca, assorbimento rapido, vero, assorbimento rapido, pelle molto secca, direi di no, però è un buon prodottino, questa è la consistenza, questo è quello che mi manca da utilizzare, come vedete, non posso dire che è amore al primo utilizzo perché è quasi finita, ecco, forse così si vede. Però è stato amore al primo utilizzo questa crema corpo. Ha una profumazione buonissima, buonissima. Ho saputo che ho visto in vari video che c'è anche il bagno schiuma di questa linea che sicuramente andrò a comprare e andrò alla ricerca. Su questo vado proprio sul sicuro, sicuramente andrò a cercare il bagno schiuma di questa crema corpo qua. A parte la profumazione che è buonissima, è un'ottima crema corpo che si assume, che si assorbe molto molto facilmente. È una crema corpo come si dice per niente acquosa, quindi comunque bella compatta, le serve la giusta quantità, compatta la pelle, idrata. Non ha delle grandi pretese perché comunque non è una crema, qui c'è burro corpo, ma secondo me non è un burro corpo, è una vera e propria crema corpo, come vedete è abbastanza densa, ma non troppo, vedete non fascia bianca, si fonde benissimo con la pelle e lascia questa profumazione buonissima, mi sta piacendo tantissimo. È una crema corpo che potrei ricomprare, come vi dicevo già in un altro video, non so se su Top e Flop, la potrei tranquillamente ricomprare, magari non andrò a ricomprarla subito perché ho altre creme corpo, però in questo momento che comunque sto amando le creme in barattolo, questa mi è piaciuta tantissimo, tanto che in questo periodo ne ho aperte 3 o 4 perché vorrei fare un video sulle creme corpo in barattolo, però la scelta ricadeva praticamente sempre su di lei, infatti come avete visto è praticamente quasi finita. Buonissima, buonissima, la profumazione è buonissima, fa il suo, idrata bene, non unge il corpo, buona. Un'altra crema che mi sta piacendo molto in questo momento è di Biopoint ed è questa crema qui. Questa
Questa è di BioPoint, ah scusate, non vedo la quantità, sono 200 ml, mentre questa qua di BioPoint sono 300 ml, l'ho comprata all'outlet di Castelguelfo. È una crema corpo fondente idratante con microsfere di acido, no, microsfere Technology, acido ialuronico, Hydra Complex, estratto di pappareale e orchidea, potenziata con sfere di vitamina E che fondono sulla pelle all'istante e regala al corpo un'infusione di lucentezza, protezione e idratazione per 48 ore. Come vedete, ci sono dei pallini, infatti questa crema all'interno ha queste microsfere che non sono assolutamente scrabbanti. Appunto, non sono assolutamente sfere scrabbanti, sono sfere di vitamina E che si scompongono sul corpo e danno idratazione alla pelle. Questa crema è una crema fondente, è vero. Allora, la avverto un po' più sulla pelle rispetto a questa. Questa si fonde benissimo col corpo e si assorbe subito. Questa ci mette un pochettino di più, leggermente di più, non fascia bianca assolutamente come non fascia bianca questa. La trovo un pochettino più idratante rispetto a questa. Mi sta piacendo tantissimo, anche questa è una profumazione spettacolare. Non vi so dire se sa di pappareale, forse un po' la profumazione di pappareale si sente, non ho idea di che profumo abbia l'orchidea, ma è buonissima, un effetto ottimo sulla pelle, come vedete questo è il quantitativo che ne ho utilizzato, ancora non molto, però mi sono già fatta un'idea e mi piace moltissimo. Io la crema corpo la metto per lo più delle volte alla sera, prima di mettere il pigiama, non metto la crema corpo quasi mai alla mattina, un po' perché vado di fretta, un po' perché appunto poi mi devo vestire subito. Invece col pigiama, anche se rimango leggermente un pochettino più untuosa, così non mi dà fastidio che poi si assorba con il pigiama, invece con i vestiti mi dà fastidio. E quindi veramente un acquisto top. E queste sono due delle creme che sto utilizzando al momento, proprio con l'idea di fare quel video sulle creme in barattolo che preferisco al momento, insomma un confronto tra le creme in barattolo, come vedete appunto anche questa è in barattolo, proprio perché è una fissa del momento le creme in barattolo. Ne ho tante anche in tubo, quindi magari più in là potrei fare anche un video confronto tra le creme in tubo. Per il momento sto utilizzando queste qui in barattolo, ne ho aperte altre due e quando mi farò un'idea ben precisa su tutte, farò il video. Quindi sicuramente sarà in questo mese, magari settimana prossima, ecco. Dicevo, ne ho altre due da testare per bene. Su queste due un'idea me la sono fatta. Solo che appunto, come vi dicevo, siccome mi stanno piacendo tanto, tendo a utilizzare molto di più loro, molto di più in questa, però visto che con questa ormai sono quasi al termine, ho deciso di utilizzare questa che mi stava piacendo molto anche per profumazione, ma adesso devo dare spazio, scusate se lo guardo, ma è proprio qui di fianco a me, devo dare spazio anche alle altre due, se no non riesco più a fare quel video. Poi, unico prodottino viso che vi mostro, lo tiriamo su, vieni Camillo, vieni amore. No. Che vi mostro è questo. Dicevo, ultimo, no, ultimo, unico prodottino viso che vi mostro è questo, che è un detergente viso Oil Clear Face Wash. Allora, questo è un detergente viso dell'Himalaya Herbals Fresh Start. E questo è alla profumazione strawberry, è buonissimo, come vedete io sono qui, è una mini taglia, una taglia deluxe da 50 ml che mi era stata regalata, se non sbaglio, a un Cosmo Prof, dovrebbe essere, me ne manca poco, mi manca solamente questa parte qui, mi sta piacendo tantissimo, all'interno ha delle sfere scrubanti. Ma è uno scrub talmente talmente leggero e le sfere sono talmente fatte bene arrotondate che è un prodotto che io sto utilizzando quasi tutte le sere. Lo alterno a un prodotto di Rocher, alla Gelée Marine di Rocher, che però sto preferendo di più questo,
Quindi, siccome il fatto scrubante non mi dà fastidio sulla pelle, io non amo gli scrub viso, infatti è un prodotto che non compro quasi mai e che faccio veramente una volta ogni 2 mesi, cioè è un prodotto che non mi piace, ma questo ha talmente poche sfere qua e là che non sono per niente fastidiose, che lo sto utilizzando quasi tutte le sere. È un prodotto molto buono, fa una schiuma molto molto soffice, non irrita gli occhi, non irrita la pelle, la profumazione è buona ma è delicata, di fragola, a me la profumazione di fragola piace molto e è un prodotto che potrei tranquillamente comprare in taglia di vendita perché mi sta piacendo veramente veramente tanto. Poi l'unico prodotto di make-up che vi mostro, ne ho diversi ma è un unico prodotto, è un l'ombretto in stick. Che mi sta piacendo veramente tanto. È un prodotto, l'ombretto stick è questo per dire, no? Questo fatto così che voi tirate su, fatto a matitone e poi andate ad applicare direttamente così sulla parte degli occhi. Ne ho diversi e adesso ve li mostro, ma li avete già visti nel progetto smaltimento del 2022. Questi sono quelli che ho in utilizzo al momento, che possiedo, ne possiedo altri, però nella pochetta al momento ho questi. È una tipologia di prodotto che mi sta piacendo tantissimo, è comodissimo, veloce da utilizzare, come per dire questo, che è quello che ho su oggi, che fa parte della Kiko, che è quasi finito, questo è quello che mi manca. Talmente l'ho utilizzato che non mi sono neanche resa conto che sia per finire. Questo è un paio di applicazioni ed è finito. Questo è della linea Mood Boost di Kiko. Questo anche è di Kiko, della linea quella classica Long Lasting Eyeshadow Stick. Poi ne ho altri due di Kiko, che questi erano nell'edizione limitata dell'anno scorso della Fruity Explosion. Tutti fatti così, no? Tutti in stick. E poi ne ho uno di Vrochet, che è la colorazione Or Blanc 10, anche questo è un bianco argento. E sono dei prodotti che sto utilizzando tantissimo tutti i giorni perché sono facili, pratici, veloci, fanno loro, comunque sono, come si dice, performanti. E sono dei prodotti che mi stanno piacendo tantissimo e quindi sono i preferiti del momento per quanto riguarda il mio make-up, perché io con loro un po' di mascara, un po' di matita sotto gli occhi nella linea interna e un filo di rossetto sono pronta, quindi senza star lì a scegliere 20.000 ombretti e basta. Quindi questi sono i prodotti che sto amando in questo periodo, sono i preferiti, con un colpo di fulmine. Fatemi sapere se li conoscete, cosa ne pensate. Vi aspetto nei commenti, mi farebbe piacere sapere se voi li conoscete, li avete utilizzati, cosa mi consigliate, perché comunque sono un'appassionata. Se vi va, iscrivetevi al canale, se vi sono la testolina. Se vi va, iscrivetevi al canale, io vi aspetto e alla prossima. Ciao, un bacio!